Dunque, siamo a Pisa, la corsa del conte Ugolino, che dovrebbe essere... Scusi, dov'è il conte Ugolino? No, mi viene in mente un'altra cosa. Cercando il conte Ugolino. Passato, veloce, 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 aveva fame. Puglia. Mangiava. Banane, susine, c'è di tutto. Sulle mura non si può correre, sulle mura non si può correre. Pronti, via. Via, tutto a corso, via, via, via. Qui, questo è un fotoreport, eh? Sono molto tecnologico. Eccola! Vedi chi riprende? Scusi, ho messo... Vado bene per il conto culino. Vada! Sì, è di là. Vada. Siamo in diretta? Qui abbiamo un bivio, eh? Questo è un bivio. Amletico dubbio. 2 o 6? E là ci abbiamo il mitico Passetti. Ma chi te l'ha fatto fare da stati a pistola? Che avevo le fuche nel letto. Diciamo che il risveglio di mattina presto è compensato a questa meraviglia di città che si sveglia al mattino. Guardate che spettacolo che abbiamo. Piazza Mazzini, Giuseppe Mazzini. Ci sono dei personaggi che si alzano la mattina presto da Pontedera, ma c'è anche chi si alza da Empoli, eh? 4:30. 4:30, no, mamma mia signora. Per ora siamo sotto le mura, ora siamo sopra le mura. E questo è l'ingresso delle mura. Allora, queste sono le mura dove non si può correre per ovvi motivi. Qui ci sono dei personaggi, Ronaldo, vedi? Questi vanno forti, vedi? Altri discorsi. Poi uno dice, perché ti alzi presto la mattina? Per questo. Oh, buongiorno! Vieni qua. Ecco il famoso canarino! Buongiorno! Porco, Marco. Come va, Tutto bene? Bene. Stai riprendendo il sì, canarino? Con Michele! Oh, buongiorno! Buongiorno! Qui si va tutta birra sulle mura, Veramente una dietata! Sì. Eccoci qua, i famosi bagni di Nerone questi. Guardate cosa c'è là, la nostra torre. Ecco perché vale la pena svegliarsi alle 5 del mattino. Guardate qua che spettacolo. Per questa meraviglia, tutta di casa nostra. Torre di Pisa, Duomo di Pisa. Quella è la torre dove praticamente noi dovremmo scendere dalle mura dopo 1,5 km di mura. Però io in questo momento voglio far vedere lo spettacolo di Piazza dei Miracoli, visto da un pochino più in là. Diciamo che la vista qui merita, eh? Questo è il cimitero ebraico. Questo è uno dei leoni a guardia della piazza. Ma che c'è? Buongiorno! Bella mia amica! Battistero, il Duomo e dietro c'è la signora che la si inchina. Signora, ora dopo io la vado a vedere. Sì, tanto si scende. Questo è un posto di guardia dove le guardie si mettevano a difesa delle mura di Pisa. Diciamo che merita, eh? Però avete capito perché siamo matti a alzarci presto così la mattina per vedere questi luoghi. Insomma, merita, no? Le mura dall'alto, le mura dal basso. E ora andiamo verso la nostra signora torre. Ci abbiamo il cartellino elettronico, Battistero, il Duomo e ora vi porto anche alla torre. Buongiorno! Eccola!
Eccola la nostra torre pendente. Eccola qua, nostra signora in tutto il suo splendore. Oh, l'ho ribeccato! Eccolo! E adesso direzione Piazza dei Cavalieri, dove c'è la torre del famoso Conte Ugolino, dove si narra che è stato rinchiuso il Conte Ugolino. Dove si narra, Buongiorno. E questa è la famosa torre. Nella realtà storica, Ugolino della Gherardesca fu un potente feudatario della Maremma e di Sardegna, di nobile famiglia ghibellina. Con la sua famiglia ordì trame ai danni di Pisa, alleandosi con i Guelfi. Inizialmente fu bandito dalla città, poi ne divenne ammiraglio e podestà dopo la sconfitta navale della Meloria del 1284. In sua assenza, l'arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini guidò un'insurrezione contro di lui. Riuscì a catturarlo con l'inganno e a rinchiuderlo, insieme a due figli e nipoti, nella Torre dei Gualandi, dove morirono tutti per fame dopo 9 mesi di reclusione. Cosimo de' Medici, questo. E quella è la scuola normale, superiore. Galileo Galilei. E qui siamo in Piazza Garibaldi, infatti qui c'è Garibaldi. E ora vi faccio vedere una cosa, quello è il carrello del gioco del ponte, dove stasera tramontana e mezzogiorno si sfideranno a un duello. Questo è il famoso carrello del gioco del ponte. Vedete, lo stanno allestendo in questo momento, perché stasera, anzi oggi pomeriggio, tramontana e mezzogiorno, le due sponde dell'Arno si daranno regolar tenzone con il carrello. Vedete, questo è il carrello, questa è la mezzeria del ponte, e praticamente spingendo o di qua o di là si danno battaglia per conquistare Decubitus, Trumbulus, Scambiti, Excalibur, imbecille, una delle rive dell'Arno, che sarebbe questo. In te, spada magica, vincerò il torneo e la principessina sarà mia. Vedete, qui stanno allestendo tutto. Qui siamo dalla parte di... Mezzogiorno. E di là? Tramontana. Tramontana. Chi vince stasera? Ah, non si sa. Non si sa. Vedere come va sul ponte. Il migliore, dai. Questo è Via l'Italia e laggiù in fondo c'è il nostro arrivo. Questo è Nicola Pisano. Là vedo il nostro arco e quindi siamo vicini all'arrivo. Eccoci, arrivati! Ale! Oh. E ora meritato ristoro. Questa è la merenda dei campioni, eh? Eccola! È arrivata! Tutto bellissimo, ma ora vi faccio vedere anche perché è bella questa corsa, perché adesso, come pacco gara, ci danno cappuccino e cornetto, vedi? Si è mangiato! Voi avete già mangiato? Si è mangiato, certo! Capito! Ecco, con questo si è chiuso, buona colazione. Corsa l'abbiamo fatta, cappuccino l'abbiamo preso, Smeralda la lasciamo qua. No, io vado a lavoro. E noi ce ne andiamo, ciao!